Buonasera parenti e amici. Non mi sono dimenticato, anzi, ci ho pensato tante volte, ma ci sono state un pochino di difficoltà, quindi tutte le mie intenzioni di fare degli aggiornamenti abbastanza costanti dell'andamento del viaggio sono finite in un buco nell'acqua. Questo perché? Perché abbiamo trovato, primis, bruttissimo tempo. Tanto brutto tempo. Abbiamo viaggiato quindi malamente, abbiamo viaggiato con fatica e quando arrivavamo a destinazione è stato più delle volte, insomma, ci crollava veramente la palpebra. Avevamo delle esigenze di trovare posto per la tenda, trovare posto a dormire, mangiare, riposarci, lavarci quel minimo sindacale. E non è stato molto facile questo, quindi i video sono passati un po' in secondo piano. In ogni caso, abbiamo raggiunto Capo Nord, abbiamo fatto per fortuna bene le isole Lofoten con un tempo bellissimo. Sono riuscito anche a far volare un pochino il drone, quindi spero di avere delle riprese decenti. Invece l'arrivo a Capo Nord è stato abbastanza freddo, nebbia, non si vedeva praticamente niente. Però ci siamo fatti le nostre foto, qualcuno l'ho già messa in rete e ho registrato tantissimo materiale. Sicuramente ne farò un video, ovviamente, farò penso un video unico di tutto il viaggio, così per ricordare questa piccola avventura. Adesso ci troviamo a Helsinki, abbiamo attraversato tutta nord a sud, siamo in un campeggio molto bello, molto particolare perché è praticamente in città, è una specie di campeggio di servizio per quelli che poi prendono il traghetto o arrivano col traghetto da Tallinn. Comunque bello, bello. Domani prenderemo il traghetto appunto per attraversare il mare, arrivare a Tallinn, dopodiché continueremo la nostra discesa verso casa. Facciamo Estonia, Lettonia, Polonia, faremo qualche fermata qua e là. Io continuerò a fare ovviamente delle riprese, video e delle foto. Vabbè. Mi dispiace di non aver fatto dei log giornalieri. Mi sarebbe piaciuto tanto per tenere aggiornati gli amici su questa cosa, però è stato veramente problematico infilare tutto nel tempo che avevamo. Basta, e per ora ciao a tutti, ci rivediamo presto.